Love you. Ah, ragazzi, qui la serata sta andando avanti benissimo. Io tra l'altro ho perso Valeria, non so più dove sia. Noi ne approfittiamo per fare un tuffo nel revival anni 70, 80, 90 con Giancarlo Cavallo. A te la linea, Giancarlo. Face Night presenta From Disco to Disco. From Disco to Disco. Il breve vintage di Face Night. DJ Giancarlo Cavallo. Giancarlo Cavallo DJ. Salve a tutti, benvenuti all'ennesima puntata di From Disco to Disco, ovviamente tramite le mitiche telecamere di Face Night. Partiamo subito con un pezzone incredibile. Stiamo parlando di un mito degli anni 70-80. Lei è la splendida e bravissima Diana Ross. Il pezzo è Love Hangover. Questo è un pezzo molto particolare. Oltre a durare quasi 10 minuti, c'ha questa particolarità che parte come un disco lento, infatti all'epoca la gente cominciava a ballicchiare il disco come se fosse un lento, e poi improvvisamente magia, break di batteria e parte un pezzo di disco dance funky spettacolare. Tra poco capirete di cosa sto parlando, le immagini. Love Hangover, Diana Ross. Le avete riconosciute? Anzi, riconosciuti sono i mitici Chic, ma qualcuno nel passato non le ha riconosciuti in un aneddoto molto particolare e simpatico. Erano reduci da questo successo che era Dance e Everybody Dance, il primo loro LP, e avevano già una grossa notorietà. Arrivano all'ingresso di questo famoso locale, lo Studio 54 di New York, e il gestore del locale non li fa entrare in discoteca. Loro sì, ovviamente si ripresentano, dicono: ma noi siamo gli Chic, ci avete riconosciuto? Il gestore continua a non farli entrare in discoteca e gli nega l'ingresso per quella serata. Loro, indignati da questa cosa, tornano in studio di registrazione e praticamente registrano questo pezzo che si chiama Chic Shirl, il quale pezzo non ha testo perché l'unica frase del testo è il loro nome Chic. Infatti tutto il pezzo porta solo il loro nome per tutti gli 8 minuti di durata della serie. Se non vi ricordate chi siamo, ve lo mettiamo scritto, anzi parlato, su un disco. Beh ragazzi, su questo pezzo c'è poco da dire perché è tutto da sentire. È un disco che dura 10 minuti e 09 secondi, si chiama Jingo. Chi è che non lo conosce? Solo a pronunciare questo nome forse già avete capito di cosa si parla. Lui è Candido e questo pezzo l'hanno remixato nel corso degli anni, ancora oggi, centinaia e centinaia di DJ remixer. A questo punto dobbiamo solo sentire o guardare le immagini e, se volete, possiamo anche ballarlo.
1978, era Jingo di Candido, e questo è un pezzo che dura intorno ai 10 minuti, ma per quanto mi riguarda ne potrebbe durare pure 40-50, per come è costruito con queste percussioni e questo sound, lo potremmo ballare tranquillamente per tanto tempo. Per quanto riguarda la puntata, io credo che sia terminata, la rubrica From Disco to Disco vi aspetta alla prossima, vi aspetto numerosi su Facebook e vi ringrazio per i tantissimi messaggi che mandate ogni giorno, Giancarlo Cavallo Facebook, purtroppo non posso rispondervi a tutti, magari ci riuscirò qualche notte visto che sono molto notturno, ci vediamo alla prossima, un bacio a tutti, ciao! I love you. Ah, ragazzi, finalmente abbiamo ritrovato Valeria. Ciao Valeria. Ciao Giorgio, come stai? Io bene, ma tu che fine avevi fatto? Ma sto ballando, la serata qui è divertentissima. Beh Valeria, noi ci stiamo divertendo un sacco, però adesso dobbiamo lanciare una rubrica molto importante. Sì, è arrivato il momento di Planet Groove. Tra linea. Face Night presents Planet Groove. Planet Groove. DJ Lello Ambrosini. Lello Ambrosini. Ciao a tutti gli amici di Face Night da Lello Ambrosini e ben ritrovati su Planet Groove, la nostra rubrica di musica esclusiva, molto ricercata. Planet Groove. Col CD che vi presento oggi andremo veramente molto indietro negli anni. Parliamo di Original Rare Groove Selection, dell'etichetta Original Selection Records. Brani molto funk, soul, rarissimi. Dal primo CD, che si chiama House Party, ascoltiamo Aaron Neville, Hercules, dal 1973. Planet Groove. And fear is fear itself. Check out your own backyard before you check out someone else. We all know the answer will come out in time. I might even carry some of your load right along with mine. Thank you, man, Mr. Please, 'cause I must be Hercules. Must be hurt to leave. Pensate ragazzi che questo disco è inciso in modalità mono su 45 giri. Dal 1973 passiamo al 1972, parliamo di Hank Ballard, From the Love Side, diciamo molto James Brown. Planet Groove. Passiamo invece al CD2 di questa grande compilation, Original Red Groove Selection. Il CD è Club Classics. Da questo CD vi faccio ascoltare The Jackson Sisters, che non sono le parenti del purtroppo defunto Michael, e parliamo di I Believe in Miracles del 1976. Planet Groove. Molto riconoscibile in quanto campionato veramente da tanti DJ per le loro produzioni musicali. Adesso passiamo a un brano molto più allegro, molto più spensierato. Loro sono The Meters con Hand Clapping Song, quindi ragazzi, battiamo le mani.